Buonasera a tutti cari ascoltatori Meteo e bentrovati in questo nuovissimo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo. Oggi andremo a fare delle dettagli, andremo a vedere un po' più nello specifico quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane. Prima in questo video parleremo di quello che andrà a esserci. Nella prossima settimana, nel prossimo weekend, come sarà? E poi in un altro prossimo video, come abbiamo fatto già vedere ieri, facciamo un po' un focus un pochino più preciso per l'inizio di agosto, che sembra essere totalmente diverso da quello che ci aspettavamo. Allora andiamo subito dal dire che, come già spero e credo ben saprete, che la prossima settimana, il prossimo weekend dovrebbe arrivare una data d'aria più fresca. Aria più fresca che potrebbe portare dei temporali. Sappiamo sicuramente che questa settimana sarà una settimana molto calda per le sue temperature, infatti ci sarà molto più che le temperature molto elevate, sarà molta l'afa che sentiremo. Sentiremo anche però un forte cambiamento termico, un forte cambiamento di temperature perché passeremo dai 35 gradi, ad esempio la città di Torino, passeremo dai 35 gradi anche ai 28. 35 gradi che ovviamente potrebbero essere anche qualcosa di meno nei prossimi giorni perché il picco dell'aria più calda dovrebbe ancora arrivare. Però infatti andiamo subito a vedere come sarà questa ondata d'aria più fresca. Tutto inizierà a partire soprattutto dalla giornata di domenica e poi di lunedì per l'estremo nord e per lunedì martedì più per il centro. Temperature che, come già detto, andranno in forte diminuzione soprattutto anche soprattutto sul nord possiamo anche notare di più Cuneo, dove le sue temperature passeranno da una massima di 30 gradi a una massima di 22 gradi. Invece massime che andranno a cambiare sicuramente al centro, soprattutto nella giornata del mercoledì del 28, dove le temperature passeranno anche da 30-35 da 30-35 gradi anche qua ai 24 gradi. Andiamo però subito a notare della nostra modello come si andrà a evolversi la situazione portando un'aria più fresca generale su tutto il nostro paese che, se devo anche essere sincero, comunque specifico, dovrebbe durare anche non poco. Ovviamente ci sarà una risalita delle temperature, ma magari non calda come c'è stata in questa settimana. Andiamo rapidamente anche a vedere le precipitazioni che dovrebbero essere anche molto intense, soprattutto al nord. Questa ovviamente sarà la prima tendenza per le precipitazioni. Credo che nei prossimi giorni ne faremo altre per darvi notizie più specifiche. Andiamo subito nella giornata del 26, quando ecco le precipitazioni già abbastanza abbondanti inizieranno a farsi vedere sulle Alpi e le prealpi della Lombardia, del Veneto e anche possibili precipitazioni già su Piemonte e Val Padana. Nel corso della giornata forti temporali si andrebbero a spostare soprattutto su tutto il centro e centro-nord, causando forti temporali e anche possibili grandinate. Precipitazioni che non dovrebbero stavolta escludere nessuna zona, quindi prevalentemente dovrebbe piovere su tutto il nord e tutto il centro-nord, vabbè, in alcune zone un po' più intenso, in alcune zone meno intenso. Attenzione ai focus per la giornata del 28, soprattutto sul Veneto, dove ci potrebbero essere forti precipitazioni. Questo ovviamente ricordo essere una tendenza. Questo è tutto, un caro saluto dal vostro Meteo Italia e vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento.